Prova, prova. Ci siamo adoperati ad unire alla diretta anche la registrazione, perché purtroppo alcune dirette sono sparite. Ci siamo resi conto che non era a causa nostra e quindi in abbinamento facciamo registrazione e se la diretta non c'è, mettiamo la registrazione fisicamente. Perché ho fatto partire la diretta? Perché mi rendo conto in riflessione come mi potrei definire in questo momento? Come il pazzo che gira intorno alla vasca. Che non soffro di vertigini, non ho giracapi, meno male che sto bene, sono sana, sana e robusta costituzione, soprattutto robusta. Ecco, vedete a cosa serve la robusta Costituzione? Anche a questo. Robusta Costituzione. Ecco per quale motivo io ci tengo alla Costituzione, perché la Costituzione è robusta ed è intoccabile. Vabbè, a parte questo, che è una precisazione ormai di cose ovvie per quanto mi riguarda, mi rendo conto in questo gira, rigira, 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 di quanto tutti ci sentiamo fenomeni. E se solo applicassimo un po' di umiltà, forse riusciremmo a sperare in un mondo migliore, perché i primi ad applicare il diritto no, non vengono qui, no, peccato. Speravo che arrivasse qualche organo di polizia a controllare che la normativa fosse applicata, invece no, ancora una volta non è possibile. Forse arriva di qua, forse arriva di qua, forse arriva di qua. No, niente, neanche questa volta è svanita la possibilità. Io ho soprannominati vigili urbani. Guardo ma non vedo, praticamente tendono a passare, anche la mosca vuole dare il suo contributo, tendono a passare ma poi vanno, nonostante è evidente la marea di infrazioni del codice della strada presente su questa piazza. Devo dire che mi sto affezionando a questa piazza e se non dovesse accadere l'esecuzione di polizia, però devo dire che in questo momento è tardiva, cioè giuridicamente è tardiva. Quindi presuppongo che la legge abbia vinto ancora una volta, ma non diamo l'ultima parola. Dal cilindro possono uscire le migliori magie. Li ho soprannominati, guardo, ma non vedo perché, nonostante girino, non si fermano. Non si fermano. E quindi ne stiamo vedendo di ogni. E siccome mi sto affezionando a questa piazza, io credo che noi arrivano e saranno nel controllo delle infrazioni. Arrivano? Non arrivano. Non arrivano. E quindi io credo che sia giusto che noi diamo il nostro contributo, come stiamo facendo da 5 mesi e mezzo, e proviamo a rimanere qui in maniera costante. Sapete qual è la cosa che mi ha deluso tantissimo? Che nell'edificio scolastico siano state chiuse le finestre. Questa è una cosa che in questo momento mi ha colpito al cuore, perché i ragazzi si stavano affacciando e si stavano interessando al messaggio che arrivava ogni 30 minuti e invece sono state chiuse le finestre. Non so quanto possa essere più disturbante il mio messaggio inviato ogni 30 minuti sulla legge rispetto a tutte le diffusioni sonore disturbative. Forse sì, forse sì. Ma no, è l'ambulanza. E la quindi è sfumata anche questa possibilità.
Bene, in virtù di questa delusione della chiusura delle finestre dell'edificio scolastico, il messaggio di questa volta, credo opportuno possa essere questo. Ogni cittadino ha il dovere di osservare la legge. La Costituzione ancora vigente, senza modifiche. La legge O, pubblica sicurezza, 1931, senza modifiche. Il cittadino che non osserva la legge è in totale. Che cosa ho voluto dire con tutela legale? Tutto quello che è giustificato dalla legislazione successiva in virtù dell'interdizione autonoma e volontaria che ogni cittadino pone nella inconoscenza della legge. Spero che anche questo messaggio possa arrivare a qualche cuore.